Io ho ricevuto l'allerta dello mondo sul mio cellulare, sul mio smartphone, alle 12 ieri. Alle 4 creavo un evento su Facebook perché mi sembrava l'unica cosa che potevo fare per non sentirmi così impotente. E in meno di 24 ore c'erano già 20.000 invitati, grazie al potere della rete e al potere dell'indignazione e della mobilizzazione dei cittadini, della gente. Saluto il popolo francese, tutte le mie condoglianze al popolo francese, e io da musulmano vivente in Italia, a Torino, e condanno questa strage, condanno questo atto, e che veramente è sempre un mezzo per distruggere il dialogo che viene messo tra musulmani e non, e noi oggi come musulmani in Italia condanniamo questo atto. Grazie. Terribile, bruttissimo e fa molta paura, però che una giornata, cioè che un momento come questo sia utile per continuare a sdegnarsi. Come annunciato sull'evento, la prima cosa è un omaggio alla professione dei giornalisti, senza quali non potremmo avere la coscienza che abbiamo adesso. I cittadini, la libertà d'opinione e d'espressione sono loro ad applicarla tutti i giorni, quindi ovviamente per loro, per le loro famiglie, per... sì, è il punto di partenza, direi, anche perché sono simboli della nostra democrazia e dei nostri valori più fondamentali. La differenza tra un omicidio e un attentato terroristico è che l'omicidio è finalizzato ad uccidere qualcuno, l'attentato terroristico è finalizzato a creare terrore nella gente, nella popolazione. Ecco, facciamo sì che questo non porti a terrore, non porti a odio, non porti a una situazione che porti ad altro odio. La risposta al terrorismo è l'educazione civica e la convivenza civile tra le persone e tra le culture diverse, la cultura dell'accoglienza. Ovviamente è molto terribile quello che è successo, ma è terribile per tutti quanti, non solo per i giornalisti che sono stati uccisi. Prima di tutto, pensiero personale, ma penso molto condiviso, erano tra i migliori su questa terra, queste persone erano veramente fantastiche. Ma semplicemente bisogna provare a far sì che una persona, quando a un certo punto ha la possibilità di uccidere, cioè qualcuno gli dice devi uccidere un libro, una persona, un imam, un prete, quello che è, dobbiamo provare ad educare la gente per far sì che si prenda la strada di non uccidere. Uccidere è la cosa peggiore che si può fare, semplicemente. Basta.